a tutti, sono Marco del sito videlab.it e questa è la quinta lezione sull'HTML. Per prima cosa riprendiamo il documento scritto nella precedente lezione e procediamo con quello che sarà appunto il tema di questo videocorso, e cioè la creazione di una struttura, di un sito internet completamente gestita da CSS, quindi tabless, senza tabelle. Per fare questo abbiamo bisogno di realizzare un contenitore centrato all'interno della nostra pagina, che avrà delle caratteristiche ben specifiche: larghezza di 960 pixel, una testata, un corpo pagina, un menu e un footer. Iniziamo. Per prima cosa cancelliamo la cosa che abbiamo scritto nella precedente video lezione e andiamo a scrivere qui div e gli assegniamo un id contenitore. All'interno di questo contenitore andremo ad inserire altri tre div. Il div, altri quattro, il div testata, il div menu e il corpo, che conterrà tutto il testo delle nostre pagine, ed infine il footer, che conterrà menu, quindi a fine pagina. Allora, all'interno della testata poi andremo a vedere cosa mettere. Al momento lo lasciamo vuoto. Nel menu possiamo scrivere ad esempio home, dove siamo, i nostri servizi, contatti e links. Nel corpo pagina andiamo ad inserire un testo. Possiamo recarci sul sito tramite Google per prendere un testo di prova, un bozzetto. Prendiamo questo, perfetto. Ed infine nel footer, tanto comunque al momento non sono link, sono semplicemente dei testi per farvi vedere quale sarà il risultato finale, e alla fine qui possiamo mettere, volendo, anche un credits. Perfetto. A questo punto la nostra struttura, se la andiamo a vedere, appare in questo modo. Andiamo a modificare l'aspetto grafico con l'uso dei CSS. Rispetto alla precedente lezione, lasciamo lo sfondo nero, il colore bianco lo possiamo eliminare da qui, il text align center va bene perché ci permette, su browser più vecchi tipo Internet Explorer 6, di centrare nel modo più opportuno il nostro contenitore all'interno della pagina nel browser internet. Come famiglia default lasciamo il Verdana. Font size mettiamo 12 pixel e line height, che sarebbe l'altezza della nostra riga di testo, la mettiamo uguale a 1,5 em, che altro non è che l'altezza del nostro font, quindi 12 pixel, più un'altra metà, quindi più altri 6 pixel, un totale di 18 pixel. Andiamo a impostare adesso il nostro contenitore. Per prima cosa il nostro contenitore avrà un text align, lo risettiamo a sinistra, così siamo sicuri che tutti i nostri testi saranno correttamente allineati a sinistra. Dopodiché avremo una larghezza pari a 960 pixel, un colore di sfondo bianco e un testo di colore grigio scuro. Perfetto. Assegniamo anche, dimenticavo, un margin pari a 0 auto. Significa un margine di, diciamo, in altezza, il margine
nel top e nel bottom, quindi in basso, sono pari a 0, mentre in auto significa che in automatico verrà centrata la pagina al centro della finestra del browser. Quello che per i browser più vecchi verrà appunto fatto dal Text Align Center. Andiamo avanti. All'interno del contenitore abbiamo detto che abbiamo una testata. Dal momento che abbiamo assegnato una larghezza al nostro contenitore pari a 960 pixel, non sarà necessario inserire l'altezza anche per la larghezza anche per la testata, per il semplice fatto che eredita quella del contenitore. Quindi qui dentro metteremo soltanto all'interno della testata metteremo soltanto un'altezza pari ad 80 pixel e un'immagine di sfondo che ho già preparato in precedenza, che sarà appunto l'immagine della nostra testata, che setto su no repeat, quindi non verrà ripetuta. Top center. In questo modo l'immagine di sfondo che viene appunto associata alla testata verrà centrata in alto, quindi verrà centrata orizzontalmente e posizionata in alto. Sotto, continuiamo dopo la testata, mettiamo il nostro menu. Il menu avrà sfondo pari come colore ad un grigio scuro. Contesto bianco, avrà un'altezza di 30 pixel e una line 8, quindi un'altezza di riga sempre di 30 pixel. In questo modo sarà centrata verticalmente. Volendo possiamo mettere anche una grandezza un pochino più grande di 14 pixel. Passiamo al corpo. La larghezza anche del corpo, come anche per il menu, viene sempre ereditata dalla larghezza del contenitore, quindi sempre 960 pixel. Il corpo avrà un testo, diciamo, che eredita già dal contenitore, quindi avrà già il corpo, avrà già uno sfondo bianco con testo grigio scuro. Per il momento lo lascerei così. L'unica cosa che vado ad aggiungere è un padding pari a 10 pixel. Cosa significa? Che avrà la finestra del corpo avrà un margine interno di 10 pixel, proprio per evitare che sia troppo a stretto contatto con il bordo e quindi sia brutto. Infine il footer lo facciamo identico al menu. In questa fase lo lasciamo identico al menu. Sempre con sfondo grigio, testo bianco, altezze 30 pixel, un'altezza di riga di 30 pixel e un font size. La cambiamo, in questo caso leviamo il 14, mettiamo un 11, così verrà più piccolino. E sostituiamo i trattini nel footer con un altro carattere divisorio. Ecco qui. A questo punto possiamo lanciare la nostra pagina, vediamo il risultato. Ecco qui. Come potete vedere, abbiamo la nostra testata alta 80 pixel con l'immagine di sfondo che ho precedentemente creato, un menu home dove siamo, eccetera, un testo che come vedete ha un margine interno, quindi il padding sempre di 10 pixel dal bordo e sotto un piccolo menu per il footer. Come vedete, credit è uscito fuori perché la riga, essendo andata a capo, qui ho sbagliato io, per cui ho aggiunto questo BR, che in questa fase è meglio evitare. Ecco qui, se aggiorno la pagina. Ecco qui. A questo punto la nostra pagina è ben formattata. Volendo possiamo mettere un padding, molto velocemente perché mi resta poco tempo, possiamo mettere un padding anche per quanto riguarda il menu e il footer. Così che, come prima vedete, qui era attaccata la scritta, in questo modo, ecco qui, aggiornando avremo le scritte staccate e la nostra pagina risulterà molto meglio impaginata. Per questo video corso è tutto, nel prossimo abiliteremo i link.
farò vedere come formattare nel modo più corretto i link e quindi creare un vero e proprio ipertesto con collegamenti tra le varie pagine. Grazie a tutti, alla prossima.